Vediamo ora qualche breve approfondimento sulle stelle di neutroni e le pulsar. Una stella di neutroni è molto compatta, è formata quasi esclusivamente di neutroni, mantenuti insieme dalla forza di gravità. Contiene circa 20 volte più neutroni che protoni. È una stella degenere perché è formata da materia degenere, quindi non è la materia ordinaria. Ha dimensioni molto piccole, di ordine non superiore alla decina di chilometri, quindi 10, 15, 20 chilometri, ma altissima densità, e la sua massa è generalmente compresa tra 1,4 e 3 masse solari. Si origina dal collasso gravitazionale del nucleo di una stella massiccia, che può essere anche superiore in origine, la stella massiccia, alle 10 masse solari. Quando poi terminano le reazioni di fusione nucleare all'interno, nel nocciolo della stella massiccia, perché terminano? Perché si esaurisce il combustibile che brucia all'interno del core, del nocciolo della stella. Allora la stella non è più in grado di contrastare l'enorme forza di gravità, perché il suo nucleo interno non produce più quell'energia che spinge gli strati della stella verso l'esterno. E quindi la stella collassa sotto l'azione del suo enorme peso, quindi collasso gravitazionale. Infatti, l'immensa forza gravitazionale, non più contrastata dalla pressione termica delle reazioni nucleari che erano attive nel nucleo della stella, che fa questa forza gravitazionale, schiaccia i nuclei atomici, li porta a contatto e fa fondere gli elettroni con i protoni, trasformandoli in neutroni. Quindi ecco che si trasforma la stella da materia ordinaria a stella di neutroni. Anche la densità è altissima perché è vicina a quella dei nuclei atomici piuttosto che alla materia ordinaria composta di atomi. Dunque, le stelle di neutroni hanno una massa simile a quella del Sole, 1,4-3 masse solari, il raggio di qualche decina di chilometri, 10, 20, 30 chilometri, e perciò abbiamo una densità altissima. Per esempio, immaginiamo una pulsar che ha la massa di 1,4 volte la massa del Sole. Però concentra questa enorme massa, quindi più una massa maggiore di quella del Sole, in una sfera estremamente piccola, in una sfera di soltanto 15 km di raggio. Questo valore, quasi 50.000, rappresenta quante volte è più piccolo il raggio della pulsar rispetto al raggio del Sole. Quindi abbiamo 1,4 masse solari in un raggio che è circa 46.000 volte più piccolo del raggio del Sole. Ragionando in termini di volume, il volume della pulsar rispetto al volume del Sole è 14 ordini di grandezza più piccolo, 10 alla 13, 10 alla 27. Questo è scritto anche da Wikipedia. Infatti la massa della pulsar è impacchettata in un volume che è circa 10 alla 14 volte più piccolo di quello del Sole e di conseguenza la densità è 10 alla 14 volte maggiore. Infatti, se andiamo a calcolare la densità del Sole, è questa, calcolata dal rapporto tra la massa e il volume, è la massa del Sole diviso il volume. Invece, la densità della pulsar è quest'altro valore e vediamo che tra la densità del Sole e quella della pulsar ci sono 14 ordini di grandezza. Precisamente il rapporto tra le loro densità, cioè la densità della pulsar diviso quella del Sole, è in questo esempio specifico 1,4 per 10 alla 14, così come indicato da Wikipedia. Una densità 10 alla 14 volte maggiore. Valori di densità impossibili da riprodurre in laboratorio, e occorrerebbe comprimere una portaerei nello spazio di un granello di sabbia. Qui è riportato l'esempio con cui ho fatto il file Excel, cioè una stella di neutroni di 15 km di raggio in massa pari a 1,4 volte quella del Sole. E Wikipedia dice che per eguagliare la massa di un centimetro cubo di materia della stella di neutroni, sarebbe necessario prendere un volume di marmo pari a un cubo di lato più di 400 metri, quindi un cubo di 400 metri e passa di marmo di lato per avere la stessa quantità di massa che c'è in un solo centimetro cubo di una stella di neutroni. Quindi è una densità simile a quella dei nuclei atomici, ma estesa per decine di chilometri, perché tutta la stella di neutroni ha quella densità lì. Le stelle di neutroni possono infatti essere considerate nuclei atomici giganti, come se fossero degli enormi nuclei atomici, tenuti insieme dalla forza di gravità. E non collassa ulteriormente la stella perché la forza forte a corto raggio comunque diventa repulsiva e impedisce il collasso. Il campo gravitazionale sulla superficie della stella di neutroni
è intensissimo, circa 100 miliardi di volte più di quello della Terra. Ricordiamo che il campo di gravità in superficie, di un pianeta, di una massa sferica, si calcola con questa formula. L qui stava per luna, adesso ignoriamo, dimentichiamo questa L. E dobbiamo metterci la massa della stella dei neutroni e il suo raggio. Siccome la massa è molto grande e sta al numeratore, il raggio è molto piccolo della stella dei neutroni e sta al denominatore, allora questo rapporto viene molto grande, quindi un grandissimo campo di gravità. 100 miliardi di volte superiore a quello sulla superficie della Terra, che è circa 10 newton al chilo. A causa dell'enorme campo di gravità sulla superficie della stella di neutroni, è enorme anche la velocità di fuga, cioè la velocità che deve avere un oggetto che sta sulla superficie per poter allontanarsi all'infinito. Ricordiamo che la velocità di fuga dalla superficie terrestre è di circa 11,2 km al secondo, e invece per una stella di neutroni stiamo a circa 100.000 km al secondo, cioè un terzo della velocità della luce. Ricordiamo che la formula per calcolare la velocità di fuga era questa qua, dove va sostituito, sotto la radice quadrata, la massa dell'oggetto sferico, quindi in questo caso della stella di neutroni, diviso il suo raggio. Di nuovo la massa è al numeratore, quindi grande massa, e il raggio invece è molto piccolo, è al denominatore, quindi grande numeratore, piccolo denominatore, la velocità di fuga è enorme. L'ordine di grandezza è un terzo della velocità della luce. Wikipedia spiega che le stelle di neutroni nascono dalle esplosioni di supernova delle stelle di grande massa, infatti sono il residuo del nucleo delle stelle di grande massa dopo che hanno espulso gran parte della loro massa esplodendo. Sono le cosiddette supernove di tipo 2 o 1b. Il motivo per cui la massa delle stelle di neutroni sono comprese tra 1,4 volte la massa del Sole e 3 volte è che al di sotto di 1 volte 4 la massa del Sole non si forma una stella di neutroni, ma una nana bianca. E questo infatti è il destino del nostro Sole. Invece al di sopra delle tre masse solari si forma un buco nero. Le stelle di neutroni ruotano a grandissima velocità, infatti nell'esercizio che abbiamo visto prima il periodo di rotazione era 1 secondo, quindi faceva un giro in 1 secondo, ma in realtà ne esistono anche di più rapide. Il motivo è che durante il collasso gravitazionale, il collasso del nucleo della stella di grande massa successivo all'esplosione, si conserva il momento angolare della stella. Ed è per questo come una ballerina che sta girando e stringe le braccia e aumenta la velocità di rotazione, perché diminuisce il momento di inerzia. Quindi durante il collasso accelera la rotazione della stella e la stella di neutroni finale avrà un periodo di rotazione molto breve, tipicamente da 1 a 30 secondi, ma ce ne stanno anche alcune da pochi millesimi di secondo, quindi le pulsar millisecondo. Qui è spiegata la conservazione del momento angolare e c'è l'esempio della pattinatrice che abbiamo appena detto. Come una pattinatrice che accelera la rotazione chiudendo le braccia, la lenta rotazione della stella originale di grande massa accelera mentre la stella collassa. Per esempio, la stella di neutroni della nebulosa del Granchio, al centro di questa nebulosa, ruota 30 volte al secondo. Poi col tempo rallentano perché i campi magnetici rotanti irraggiano energia e questa energia viene sottratta all'energia di rotazione. Così che le stelle di neutroni più vecchie impiegano secondi o minuti per compiere un giro. Questo effetto è detto frenamento magnetico. Comunque il ritmo di questo frenamento è molto lento, cioè una stella di neutroni perde circa una frazione molto piccola di secondo del suo periodo al secolo, quindi il suo periodo rallenta di 1 miliardesimo o anche meno di secondo ogni secolo. Qui c'è un esempio, una stella di neutroni che adesso ha il periodo di 1 secondo, tra 1 secolo avrà il periodo appena appena aumentato, perché ha rallentato di pochissimo. Ora molte stelle di neutroni ci appaiono come pulsar, che vuol dire pulsating star, cioè stella pulsante. In realtà la stella non è pulsante, ma emette dei fasci di radiazione che ruotano come una trottola e periodicamente illuminano la Terra in certi casi, se la Terra è allineata sulla linea di vista di rotazione della pulsar.
Cioè la pulsare si comporta come un faro che ruota e illumina con il suo fascio di luce. Se la Terra si trova in direzione in modo da essere illuminata, ad ogni giro dalla Terra sembra che la stella si accenda e si spenga, per esempio una volta al secondo o anche più rapidamente, ma in realtà è una stella che sta ruotando. Non è che si accende e si spegne, ma ruota e periodicamente, una volta al secondo, per esempio, illumina la Terra con il suo fascio di luce. Questo accade perché le stelle di neutroni hanno un intensissimo campo magnetico, circa 100 miliardi di volte più intenso di quello terrestre. E la materia viene incanalata lungo le linee del campo magnetico e gli elettroni che vengono accelerati e decelerati nel loro moto rilasciano una parte della loro energia in forma di energia elettromagnetica. E quindi noi, dalla Terra vediamo questo rilascio di energia, questa specie di faro che sta ruotando. E siccome la rotazione della stella è molto rapida, diciamo per esempio un giro al secondo, allora gli osservatori, per esempio dalla Terra, si vede un impulso periodico, quindi si vede una stella apparentemente pulsante. Qui è spiegato quindi che cos'è una pulsar, una stella di neutroni che emette impulsi direzionali di radiazione che vengono rilevati sulla Terra e quindi si comportano come un faro rotante che ad ogni giro illumina la Terra e quindi dalla Terra vediamo apparentemente una stella che si accende e si spegne una volta al secondo, per esempio, quindi una stella pulsante. Qui abbiamo ancora su Wikipedia la spiegazione di che cos'è una pulsar. Una stella di neutroni che emette radiazione elettromagnetica in coni ristretti. Stella di neutroni con massa tipo la massa del Sole, ma compressa in una decina di chilometri di raggio, enorme densità. La pulsar si forma dall'esplosione di una supernova di tipo 2. Quindi l'esplosione di una stella di grande massa. Mentre le regioni interne collassano in una stella di neutroni, invece le regioni esterne, gli strati esterni della stella vengono espulsi. Qui c'è un'animazione virtuale che fa vedere come funziona.